Di Matteo, che bella rincorsa la quota salvezza. Ma sicuramente è stata una partita sofferta, ma una vittoria voluta e cercata. Ci siamo messi lì, abbiamo cercato di compattarci e fare la nostra partita, cattivi, aggressivi e cercare di portare a casa questi 3 punti che per noi erano importantissimi. Era nella logica delle cose che nella parte finale, negli ultimi 10-15 minuti, abbiate un po' sofferto. Ma sicuramente sì, anche perché veniamo come anche loro, da 2 partite che abbiamo giocato in settimana, quindi la stanchezza si è fatta sentire, però siamo stati lì compatti, tutti uniti e insieme abbiamo portato a casa questo risultato. Ecco, si poteva evitare di aspettare gli avversari quasi in area di rigore? Ma non so, sicuramente si poteva anche evitare, però sai, la stanchezza, varie vicissitudini che in campo si sono notate, quindi ci siamo abbassati un po', però l'importante era il risultato. Adesso c'è questa trasferta di Salerno e poi di nuovo con 2 partite in casa, insomma, qui si decide parecchio per il futuro della Virtus. Ma sicuramente per noi ogni partita è come una finale, quindi noi andiamo avanti partita per partita, cercando di fare del nostro meglio e portare a casa punteggi positivi, perché per noi è importantissimo. Ecco, i momenti sono sempre momenti da vivere, sono diversi, però insomma Maragliulo 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa rispetto a prima? Ma sicuramente i numeri vanno dalla sua parte, E noi, anche dalla vostra, anche dalla ovviamente. nostra, sicuramente. Noi andiamo in campo come abbiamo sempre fatto, cercando di fare quello che il mister ci chiede alla lettera. E niente, poi in questo momento c'è anche un po' di entusiasmo e quindi le cose stanno andando per il verso giusto. Luca, oggi in difesa con Gaetano Vastola ha subito qualche assetto il pacchetto difensivo, come vi siete trovati? Ma bene, dai, ci stiamo adattando bene alle esigenze che ci sono in squadra. L'importante è la squadra, è il gruppo, poi viene il singolo.